sempre pensato che non fosse necessario diventare un santo per fare o vivere qualcosa di straordinario. Loro, come me, erano uomini che forse, a differenza di tanti altri, avevano scelto una direzione. È per questo che ho deciso di farmi una passeggiata, un po' più lunga rispetto al solito. Io e Romeo uscivamo ogni sera insieme. Solito giro del quartiere. Ogni giorno si cerca di guardare le stesse cose con un occhio diverso, ma a lui non piace mai tornare per la stessa strada. Così cercavo un vicolo più caratteristico, degli odori diversi, degli scorci diversi, dei materiali diversi. Quando tornavamo a casa, mi guardava come per dirmi: cosa credi, di avermi fregato? Ma un giorno ce l'ho fatta. Abbiamo iniziato a camminare, ma alla sera non eravamo più a casa, né alla mattina. Da principio, ogni tanto, Romeo si fermava a guardare indietro, ma presto ha iniziato a capire che si andava soltanto avanti. E così feci io. Mi dicevo soltanto avanti. Era una cosa mai provata prima, una prospettiva diversa. Mi sono reso conto che mi servivano poche cose importanti da portare con me. Mi sono reso conto che anche io avevo scelto una direzione, come qualcuno aveva già fatto, molto prima di me.